Appassionati delle buche, buona serata. Della serie avevamo poco asfalto. Sì, nel senso che fin quando ce l'avevamo abbiamo tappato. Quando è finito non abbiamo più tappato. È logico. Come vedi l'abbiamo fatto una bella ripresa. Vedi che bella, che bella, bello strato di asfalto che hanno messo qua. Però purtroppo è finito proprio nel momento in cui, guarda che voragini invece hanno lasciato di qua. Però. Esatto, guarda la voragine là. Della serie un Dove po' siamo? Per volta che siamo non fa Siamo a Campoluci? Male. Sì. Campoluci. Qui sulla strada che da Campoluci, che da Quarata porta a Ponte alla Chiasca. Sì. E questa stradina che porta questa lottizzazione che porta nella vescia strada da Campoluci a Quarata è ridotta male della serie mangiare poco e spesso è ridotta male quindi facciamo, riprendiamo qualche buca ogni una volta sì poi un'altra così un'altra della serie avanza un po' d'asfalto no, dove si va diciamo che hanno dato priorità ai cassonetti uno qui scende e mette il cosa, sì. Qui, il rifiuto sì. Questi che cassonetti dalla svelta perché il pezzetto di là poi non l'hanno fatto e poi abbiamo vetro questo cos'ha carta organico e carta sì. Dovrebbe essere boh. Io so soltanto che quando arriva dove mette il differenziato non trovo mai quelli sì. Giusti comunque sì e quindi hanno dato priorità a chi magari con la macchina si adagia qui per lasciare i rifiuti e però qui insomma dai hanno lasciato queste belle buche profonde sì. Specialmente quella là sì. E poi qua c'è delle nuove lottizzazioni nuove sì. Insomma lottizzazioni abbastanza nuove e quindi ecco c'è un'esigenza di passaggio no? E quindi non è giusto sì. Che qui uno ci perda le ruote per passare da qua no? guarda che lavoro. Sembra di essere a Roma. Sei sprofondato. Dove sei andato? Sembra di essere a Roma. Com'è così? Mi dicono almeno che non c'è una strada che abbia 100 metri senza buche. Vabbè, siamo per le buche. Siamo per le buche in tutti i sensi, caro Fabio. Ora c'è le elezioni, si possono dire che c'è le elezioni. Che poi, sì, c'è le elezioni lo puoi dire. Siamo un par condicio. Puoi dire anche ora c'è le elezioni. Puoi dire anche 4 marzo. 4 marzo? Puoi dirlo, sì. Io mi ricordo Lucio Dalla, 4 marzo 1943, esatto. Grossissima canzone bella di Lucio canzone, Dalla, sì. E la sua data di nascita. Quindi c'è poi, le elezioni sicuramente per le elezioni, ma non sono amministrative, è vero. Nazionali, non sono amministrative, quindi le nazionali interessano quindi meno. Quindi vedrai molti volantini, molti cartelloni, vedrai al mercato molti candidati. Poi arriverà un nuovo governo che sicuramente sarà più sensibile alle buche e tapperà le buche. Sì. Le buche è giusto essere sensibili. Però da quale parte si fa a tappare le buche? Da quale parte si fa a tappare le buche? Da quale parte? Io penso si farà prima da quelle di bilancio. Poi farà cercherà di risanare un po' di buco di debito pubblico. E poi, prima di arrivare a queste, delle buche ce ne sono tante da tappare. Sì. Comunque, se non tappi quelle, non puoi neanche tappare queste. È vero, sicuramente sì. Se si va a calare, qui diventa tutta una buca. Sì. Però, rispetto a prima, secondo te, questa, tanto dell'amministrazione ne possiamo parlare, l'amministrazione cittadina. Sai che prima c'erano tante lamentele con il precedente assessore. Perché gli faceva piacere essere sulla breccia, sulla cresta del nome. Sì, gli faceva piacere sentire sempre le lamentele della gente. E ora secondo te è meglio perché la mentale se ne avverte di meno, no? Ma ecco, secondo te diciamo no, la situazione la gente, è cambiata? No, la gente si rotta le scatole, quindi anche delle fare le lamentele. E quindi la prende così come viene, non c'entra a fare, tanto questa è la situazione. E quindi di conseguenza non è che si è migliorata, è sempre uguale. Perché le problematiche sono sempre le stesse. E le buche anche. Anche. Abbondano. Abbondano e però una pennellatina di qua e una pennellatina di là, qualche mandatina di asfalto ogni tanto si vede. Infatti qui un pochino gliel'ha andato girando in destra. Ora fra un ma po' perché, dopo probabilmente entrare qui dopo rifare, capito? Dopo doveva riuscire a rifare, non lo so, manovra. Dov'hai? Lasciamo fare, dai, su. Magari non è colpa di chi è venuto, gli hanno detto te tappa quella e lui ha eseguito, no? Ma magari da quelle basta. Ma quelle basta. Che vuole che tappasse.
Va bene, dai, dagli qualcosa, aiutali, no? Tu che puoi. Chi devo aiutare? Dagli un po' di asfalto, di catrame, non so. Ridi te. Vanno la valigia a banner. Tra l'altro, visto pubblicità. Che... Vabbè, pubblicità. Tra l'altro anche quella dovevano spostarla. Sempre lì. È sempre lì. Va bene. Va bene, ci vediamo domani e vedremo dove, chissà dove saremo, non lo so. Lo scopriremo domani. Addio piacendo, come dice il Papa sempre. Ciao.